Sentite, io dopo tutto sto parlare di Shakira e Piqué avrei quasi preferito vederli scannare su un ring manco fossero ad una serata di SmackDown. Ma siccome non è accaduto, e non credo che accadrà, godiamoci, si fa per dire, quel che già ci è stato dato. E dunque bentrovati su Watch Mojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 catfight e mazzate tra VIPs ripresi dalle telecamere. Non importa se le botte o gli insulti si sono visti in TV o in una videocamera di sorveglianza a circuito chiuso, l'importante è che sia giunta fino ai nostri indiscretissimi occhi. E direi che non c'è nient'altro da dire, quindi iniziamo dalla numero 10, Kid Rock vs Tommy Lee. Ma dobbiamo tornare indietro di 15 anni rispetto ad oggi, ovvero a quando nel 2007 i due ex mariti della super bagnina sexy anni 90, Pamela Anderson, si ritrovarono ai ferri cortissimi, dopo essere già arrivati ai ferri normalmente corti, agli MTV Video Music Awards. Pare che già prima della serata Tommy Lee avesse inviato molte email avvelenate a Kid Rock mentre stava divorziando da Pamela. La rissa fu ripresa da un anonimo spettatore che vide Rock scagliarsi contro Lee dopo averlo sentito, pare, parlare di lui con Puff Daddy, colpendolo con il primo pugno. La scena poi assunse delle tinte comiche, poiché i due continuavano a darsele, però sullo sfondo c'era la grandiosa Alicia Keys che cantava Freedom di George Michael. Alla fine dello scontro, Lee pubblicò sul suo blog un messaggio molto poco gentile verso quello che chiamava Kid Pebble, ovvero ciottolo, altro che roccia, definendolo un musicista country di poco successo e con una spiccata gelosia. Secondo me fu solo la conclusione di quando metti due galli troppo convinti di sé in un pollaio. Alla numero 9, Dakota Johnson vs Ellen DeGeneres. Ora, questo exploit si configura come diverso dagli altri perché non sono volati pugni e calci, ma, come si dice, a volte ferisce più la penna che la spada, o in questo caso la lingua tagliente e subdola. Dunque, nel 2019 l'attrice Dakota Johnson fu ospite nel salotto di Ellen, ma, volente o nolente, fu anche la prima a far cadere il castello di carte che copriva la conduttrice con una patina di simpatia perenne. Il punto di rottura si ebbe quando Ellen, un po' piccata, disse all'attrice che non era stata invitata al suo party di compleanno per i 30 anni. Ma la Johnson, invece, insistette dicendo tipo: Ellen, non mentire, chiedi a tutti, sì che ti ho invitata. E quello che sembrava solo un breve siparietto cringe, in realtà fu il primo segnale di un reveal che poi, con l'arrivo della pandemia, avrebbe rivelato in realtà la tossicissima personalità di Ellen DeGeneres e la sua tendenza a rendere tossico l'ambiente di lavoro. Dakota Johnson poi tornò a toccarla proprio pianissimo nel 2021, quando nello show di Drew Barrymore se ne uscì con una frecciatina non proprio all'acqua di rose. Except they have a lot of parties and they don't invite me. Is this for real? Because, you know, people have gotten in trouble for claiming not being invited to your party. God. Alla numero 8, Rosie O'Donnell vs Elizabeth Hasselbeck. Per uno show pluridecennale che si intitola The View, l'opinione, beh, non è che sempre questa venga rispettata. E ora vediamo una delle più clamorose volte in cui ciò si è verificato. Siamo nel 2007. L'attrice, comica e attivista LGBT, nonché democratica, Rosie O'Donnell, arriva ai ferri cortissimi con la repubblicanissima Elizabeth Hasselbeck, partendo da divergenze di opinioni sulla guerra in Iraq e arrivando però a compromettere per questo la loro stessa amicizia. La O'Donnell, in particolare, si lamentò di quanto media conservatori come, che ne so, Fox, avessero descritto le sue opinioni e sperava che l'amica la difendesse dal sembrare una pazza incavolata contro il governo, cosa che, appunto, la Hasselbeck non fece. Le due continuarono a scazzare al punto che Joy Behar, una delle host, pregò la produzione di mandare la pubblicità a interrompere. Alla numero 7, Kenya Moore vs Portia Williams, ovvero due delle protagoniste più in vista dello show The Real Housewives, che già di per sé è costruito sugli scleri di invidia e status quo, ma queste due signore della Georgia hanno elevato il tutto a nuovi limiti. Nel corso della reunion della sesta stagione, ambientata per l'appunto ad Atlanta, Portia Williams arrivò a brutto muso con la Moore dopo che questa aveva provato a, per così dire, chiudere la lite gridandole addosso con un megafono. E in una classica scena stile "tienimi gli orecchini, ora la zittisco io questa bitch", prese per i capelli la Moore, rovinando poi per terra tra l'imbarazzo
imbarazzo generale. Incredibilmente, tutto il cast di Casalinghe Perfette si schierò dalla parte della Williams, mentre Kenya Moore subì una specie di strano isolamento. Poi la Williams fu coinvolta meno, in qualità di sola ospite speciale, e sarebbe tornata in pianta stabile solo nelle edizioni successive, dove ovviamente sclerò di nuovo insieme alla Moore. A proposito di questa storia, l'attore comico Michael Rapaport dichiarò che la Moore era simpatica come il dente del giudizio che ti spunta alla sera della vigilia di Natale, e che sostanzialmente lo sclero era tutta colpa sua e della sua tempra tanto insopportabile. Mettiamola così, la Moore, confermando paradossalmente tutto, non la prese per niente bene. Well, but you are a villain. Michael, I don't need you to tell me what I am or am not. On the show. I appreciate you being a fan, though. Thank you for watching. Keep the cable on. Alla numero 6, Cardi B vs Nicki Minaj. Avete presente il meme Triggered? Ecco, se parlate dei figli della rapper Cardi B, lo otterrete nella vita reale. E quando Cardi sentì parlare la rivale Nicki Minaj di quanto non la reputasse una buona madre, rispose letteralmente scagliandole addosso una delle sue scarpe super taccate. Lo scontro poi scoppiò definitivamente nel corso della stessa serata alla New York Fashion Week del 2018, quando Cardi, dopo un faccia a faccia con la rapper e il suo entourage, lasciò la scena con un vistoso gibollo in fronte, diventato presto un meme a sua volta. C'è da ricordare che il lancio del tacco sembra essere una delle mosse preferite di Cardi, L'aveva già sfoggiata anni prima, quando ancora membro del cast di Love and Hip Hop, lanciò proprio una delle sue scarpe contro Asia Davis, colpevole di aver criticato una sua performance. L'attitudine da rapper incavolata, perlomeno abbiamo capito non essere fake. Alla numero 5, Justin Bieber vs Orlando Bloom. È il 2014. Orlando Bloom probabilmente pensa di non essere in un ristorante di Ibiza, ma al fosso di Helm, e credendo Justin un Uruk-hai di Saruman, gli si scaglia contro mentre intorno i commensali impazziscono in gridolini euforici. Oggi la cosa non ha più alcun seguito, la terra di mezzo è stata pacificata ed entrambi vivono la loro felice vita con le rispettive compagne, ma all'epoca i due avevano in comune una mira amorosa. Il pugno di Orlando, infatti, fu scatenato dalla probabile gelosia, poiché l'ex moglie dell'attore, Miranda Kerr, nel 2012 fu vista insieme a Bieber, mentre lo stesso Orlando, però, era stato visto in compagnia di Selena Gomez, storica ex del cantante. A parte che sembra beautiful, ma vabbè, all'epoca Justin era ancora considerato dai più, tranne che dai e dalle fan, un bimbo minchia sfigato, e quindi non ci fu molta empatia per lui. In pratica tutti si schierarono con Bloom, anche se in fondo avevano entrambi le stesse, chiamiamole così, colpe. Alla numero 4, Tyra Banks vs Naomi Campbell. Prima di diventare l'incubo per una nuova generazione di modelle con il suo programma televisivo, Tyra Banks subì più o meno lo stesso trattamento ad opera niente meno di un pezzo da 90 dell'industria. Forse per certi versi l'industria fatta a persona, Naomi Campbell. Già negli anni 90 la giovane Banks aveva l'impressione che la supermodella, a quell'epoca perno del mondo della moda, non fosse proprio la simpatia fatta donna, ma ne ebbe la conferma solo anni dopo, nel 2005, nel corso del suo talk show, quando, intervistando la Venere Nera, le cose presero una piega un po' acidella. Quando la host accusò la Campbell di essersi in passato comportata in maniera perfida, tipo il diavolo veste Prada, nei suoi confronti, la supermodel le offrì delle fin troppo generiche scuse, provando a bypassare la questione. Cioè, Tyra stava praticamente singhiozzando dal dolore, la Venere Nera sembrava impassibile e proprio non curante. Poi i rapporti tra le due si consolidarono, ma per il peggio. Vero è che la Campbell ascoltava senza obiettare, però avrebbe anche potuto dimostrarsi un po' più empatica. Alla numero 3, Nicki Minaj vs Mariah Carey. Tutti che parlano sempre di quanto sia cattivo e crudele il giudice Simon Cowell, ma se parliamo di talent show e di American Idol, la sua crudeltà è stata surclassata. È il 2012, la regina del Natale R&B e la rapper Giunonica sono entrambi giudici e giurati del talent, ma le due si scannavano sempre a tal punto da praticamente oscurare il resto del
dello show, cioè pareva che lo si guardasse proprio per i loro scazzi. E loro non è che facessero molto per mascherare l'astio, né in puntata né in altri frangenti. La loro faida in realtà è perdurata a lungo e la cosa più triste è che, a ben vedere, Mariah era l'idolo di gioventù di Nicki. Però, come spesso si suol dire, mai conoscere i propri idoli. E la loro collaborazione del 2010 ormai sembra proveniente da una dimensione parallela. Everything that, you know, happened on Idol, I was kind of shocked, but you know it is and you know we're keeping it moving. Alla numero 2, Muhammad Ali vs Joe Frazier, che vista l'indole di entrambi non riuscirono minimamente ad attendere i 5 giorni che li separavano dall'ennesima rivincita del match del secolo. I due pugili si erano già incontrati altre volte, la prima per l'appunto nel Match of the Century del 1971, perso da Ali, che poi però avrebbe vinto la rivincita nel 1974. E qualche giorno prima del terzo incredibile scontro, Ali, che non le mandava certo a dire, sproloquiò e provocò Frazier, che era presente assieme a lui durante una puntata di ABC's Wild World of Sports, in onda il giorno prima della gara, commentando animatamente il loro match di 3 anni prima, che veniva mostrato in quel preciso istante. I due si scaldarono tanto da decidere di anticipare il match lì in studio, cosa che però venne ovviamente interrotta dalla security. La tecnica di Ali però funzionò, perché provoca e provoca, effettivamente la settimana dopo vinse il definitivo rematch. Direi che se non volete che un campione dei pesi massimi le mandi a dire pure a voi, cliccare la campanella degli avvisi e iscriversi sia a questo canale che a WatchMojo Plus Italia non sarebbe una cattiva idea. Nel mentre io vi svelo la numero 1. Il match tutto familiare Solange Knowles vs Jay-Z. Cognata contro cognato, un match plurimilionario in the cage, o meglio, in un ascensore che TMZ, non si sa bene come, è riuscita a restituirci grazie alle sue telecamere. Era il 2014, il portale di gossip ed entertainment rilascia questo video di sorveglianza in cui la sorella di Queen Beyoncé attacca apertamente il re degli illuminati nell'after party del Met Gala di quell'anno. Tra l'altro, Beyoncé decise di non schierarsi e non intervenne mai sull'argomento, anche se poi, grazie al potere dei rettiliani, la famiglia reale del rap è riuscita a far rientrare l'allarme, quell'incredibile catfight è entrata subito di diritto nell'Olimpo delle scene trash degli ultimi anni. Le teorie sui motivi di quella lite sono fioccate come neve sull'Everest e si crede che alla base di tutto, perlomeno quanto dice la teoria più accreditata, ci fosse la conclamata infedeltà di Jay-Z nei confronti dell'ape regina, cosa peraltro confermata anche dalla stessa cantante nel suo album Lemonade, ma il motivo ufficiale rimane uno dei misteri del jet set della Hollywood contemporanea. He only want me when I'm not there. You better call Becky with the good hair. Allora? Piaciuta la nostra lista? Ci sono sicuramente tantissime altre risse tra celebrità e quindi potrebbe esserci dell'ottimo materiale per una seconda parte. Dipende se vi piace. Fatecelo sapere nei commenti.